L'ormai consueto giro in Papa Mobile in Piazza San Pietro ha aperto l'udienza generale di questo mercoledì 4 maggio alla presenza di numerosi fedeli e pellegrini giunti a Roma da tutto il mondo. Il Papa ha proseguito il ciclo di catechesi sulla vecchiaia, soffermandosi in modo particolare sul legame tra fede e vita che gli anziani possono testimoniare ai giovani. Una scelta, ha spiegato il Papa, ispirata dall'esempio di un personaggio biblico di nome Eleazaro, che non ha rinnegato la propria fede per avere salva la vita. Un comportamento diverso, ha osservato il Papa, rispetto all'ipocrisia che si registra oggi. C'è tanta ipocrisia religiosa, ipocrisia clericale, tante ne sono, eh? Francesco ha affermato che oggi c'è un clima culturale che spesso rischia di mettere in ridicolo la fede, ritenendola addirittura anacronistica. Invece, ha sottolineato, la fede cristiana è realistica e non significa soltanto recitare il credo. E pensare il credo, e sentire il credo, e fare il credo, operare con le mani. Invece questa proposta gnostica, far finta, ma l'importante è che tu dentro abbi la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano, è la prima eresia dei gnostici, che è molto alla moda qui, in questo momento, in tanti centri di spiritualità e così via. È una questione di coerenza e la vecchiaia, ha proseguito, è decisiva per rendere la testimonianza ai giovani. Se mancasse, la fede apparirebbe ai ragazzi come qualcosa di distante dalla vita. Essa apparirebbe loro, fin dal suo inizio, come un insieme di comportamenti che all'occorrenza possono essere simulati o dissimulati, perché nessuno di essi è così importante per la vita. Ecco dunque l'importante missione degli anziani, restituire l'onore alla fede, guardando proprio alle nuove generazioni. I giovani ci guardano e la nostra coerenza può aprire una strada di vita bellissima a loro. Invece un'eventuale ipocrisia farà tanto male. Preghiamo uno per gli altri, che Dio ci benedica tutti i vecchi. Purtroppo non potrò passare fra di voi per la malattia del ginocchio e per questo mi scuso di salutarvi seduto, ma è una cosa di momento, speriamo che passi presto e io posso andare da voi dopo in altre udienze. Grazie. Al termine dell'udienza generale, Papa Francesco si è rivolto così ai fedeli in Piazza San Pietro, stesse parole utilizzate in questi giorni a Casa Santa Marta durante l'intervista con il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, pubblicata lunedì scorso. Al centro del colloquio, la guerra in Ucraina, con il Papa che ha dichiarato la sua disponibilità ad andare a Mosca per incontrare il presidente russo Putin. Dopo 20 giorni di guerra, ha affermato il Papa, ho chiesto al cardinale Parolin di far arrivare questo messaggio al Cremlino. Non abbiamo ancora avuto risposta, ma stiamo insistendo, anche se temo che Putin non possa e non voglia fare questo incontro in questo momento. Francesco inoltre ha chiarito che è stata accantonata l'idea di un viaggio a Kiev. Per ora non vado, prima devo andare a Mosca, ha ripetuto, confidando nella possibilità di agire insieme al patriarca della Chiesa Ortodossa Kirill, con il quale ha avuto un colloquio lo scorso 15 marzo. Queste le parole che Francesco ha condiviso con il leader religioso russo. Noi non siamo chierici di Stato, non possiamo utilizzare il linguaggio della politica, ma quello di Gesù. Siamo pastori dello stesso santo popolo di Dio, per questo dobbiamo cercare la via di pace, far cessare il fuoco delle armi. Il patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin, ha detto ancora il Papa, confermando che è saltato l'incontro fissato con Kirill a Gerusalemme il prossimo 14 giugno. Anche lui è d'accordo, adesso potrebbe essere un segnale ambiguo. Nella giornata di lunedì scorso, il Papa ha ricevuto in udienza i dirigenti della Federazione Internazionale dei Farmacisti Cattolici. Un incontro che si è tenuto a Casa Santa Marta e non nel Palazzo Apostolico come di consueto, a causa del dolore al ginocchio che sta condizionando gli impegni del Santo Padre nelle ultime settimane. Francesco è partito dall'attualità parlando di Covid-19 e congratulandosi con l'associazione per aver saputo leggere la pandemia come un'opportunità. La pandemia da Covid-19
ha posto i farmacisti, per così dire, in prima linea. I cittadini, spesso smarriti, hanno trovato in voi un punto di riferimento per avere assistenza, consigli, informazioni e anche, lo sappiamo bene, per poter fare rapidamente i test necessari alla vita e alle attività quotidiane. Penso che questa situazione di crisi, ha aggiunto, abbia provocato nel vostro ambiente professionale l'esigenza di fare corpo e di sostenersi a vicenda. Il Papa ha quindi voluto evidenziare il ruolo sociale dei farmacisti, un ruolo da svolgere con prudenza, vicinanza e serietà professionale. I farmacisti sono come un ponte tra i cittadini e il sistema sanitario. Questo è molto burocratizzato e per di più la pandemia lo ha messo a dura prova, rallentando, se non a volte paralizzando, le procedure. Ciò comporta concretamente per chi è malato maggiori disagi, maggiori sofferenze e purtroppo danni ulteriori per la salute. In tale contesto la categoria dei farmacisti offre un duplice contributo al bene comune. Alleggerisce il peso sul sistema sanitario e allenta la tensione sociale. La verdad, familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurra que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.